Ai, onshimasu! Benvenuti nel canale Kanko Kanai, amici miei. Sono contento che siete ancora qua e che ci siete sempre. Questa è una cosa molto importante. La vostra presenza è molto molto sentita, ok? Perché ovviamente vedo le iscrizioni, vedo i like e questo è il feedback più importante che potete darmi. Vi chiedo continuamente di mettere i like sotto al video e iscrivervi al canale, perché ovviamente è molto... Vi ho detto, è il modo con cui voi potete comunicare con me che le cose stanno andando bene e che vi piacciono i video che sto mettendo online, e questo è importantissimo. Vi chiedo poi la gentilezza di iscrivervi al canale di Susan C e la miscela di servizi che trovate qui sotto in descrizione, qui sopra, che è il nostro secondo canale, come in ogni video vi sto dicendo che cominciamo a mettervi degli argomenti che ho trattato qui nel Kanko Kanai, ma che magari non hanno coinvolto tutta la comunità, bensì a una nicchia di persone interessate all'argomento stesso, perciò non è giusto non parlarne più. Quindi metterò lì il video, quindi vi consiglio, per chi fosse interessato a qualcosa che non mettiamo più nel Kanko Kanai, di andare a iscrivervi in quel canale stesso. Poi vi chiedo la gentilezza di iscrivervi alla pagina mia e di Sonia Sensei, la miscellanea di Saviti, su Instagram, che trovate qui sotto in descrizione, che troverete come miscellanea di, e al Kanko Kanai, che speranzosamente vorrei raggiungere i 1000 iscritti, 1000 iscritti, amici iscritti là su Instagram. Come del resto spero di raggiungere i 7000 amici iscritti nel canale Kanko Kanai entro dicembre. Speriamo, dai, incrociamo le dita. E per quanto concerne le ultime due cose da dirvi, le magliette, trovate qui le immagini delle magliette e il link qui sotto in descrizione su Teespring. Gli amici di Tree of Life si stanno occupando delle magliette che abbiamo preparato per coloro che sono amici e appartengono alla comunità del Kanko Kanai, come comunità di YouTube. Possono trovare le magliette che ho dedicato appositamente a loro, per voi, che sono quelle magliette che sono a prezzi di costo, quindi paghereste soltanto la maglietta, la stampa e la spedizione, quindi è il più basso possibile che si sono tenuti, ok? Ultima cosa, per chi volesse utilizzare le attrezzature che sto utilizzando io, trovate tutto quanto qui sotto in descrizione su amazon.it/shop/kankokanai, che è la vetrina che ho aperto per tutti coloro che hanno desiderio di utilizzare le medesime attrezzature che sto utilizzando io, ok? Perché è giusto che anche voi abbiate le possibilità. Comunque ricordatevi, passo per passo, come ogni cosa, e anch'io ho comprato le mie attrezzature passo per passo, ok? Il video di oggi è di nuovo dedicato ai film di Steven Seagal, perché vi ho detto, sto facendo questo video riguardante alle tecniche di Aikido che si trovano nei vari film, e vorrei affrontarli tutti quanti, ovviamente per apoteosi. La parte più dove compare per la maggiore è nei film di Steven Seagal, maestro di Aikido di settimo Dan, Shian. E ovviamente se non lo troviamo nei suoi film, difficilmente lo troviamo altrove. Poi ovvio, ci sono dei film in cui fa vedere le tecniche Tai Chi, ma lasciamo perdere. Comunque sì, il film di oggi sarà Duro da uccidere, che in America è comparso come Hard to Kill. È stato probabilmente il suo secondo film, ufficialmente parlando dovrebbe essere il suo secondo film dopo Above Law, ossia Lico, che avete visto nel video della settimana scorsa. Questo filmato invece è dedicato a Hard to Kill, che è Duro da uccidere, ma ne parliamo tra qualche secondo. Ai, onesimasu! Benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanai, amici miei. Sono sempre il vostro amico Song Yun Devicho, maestro del Kanko Kanai, sesto dan di Aikido, Menkyo Kuten di Daito Ryu. Ho qualche grado sopra la cintura nera di judo e dal 2014 ho fatto un pochino di box. Sono un prepper, uno storico, un amante degli animali e uno youtuber. Quindi una persona qualsiasi come voi, però che si è messa davanti alla videocamera e condivide la sua opinione e la sua esperienza, cercando di imparare, dandovi dell'input e cercando di imparare da voi tutto quello che è la vostra esperienza e le vostre idee. Questo mi aiuta moltissimo. Infatti molti di questi video che stiamo mettendo ultimamente sono date da discussioni, dialoghi che ho avuto con voi. E proprio per questo proseguite a mettere i commenti sotto e veramente mettete il like sotto al video e iscrivetevi al canale, è molto molto importante, ok? Allora, come vi ho detto, il film di oggi è Hard to Kill, Duro da uccidere, che è comparso in Italia come film Duro da uccidere, ed è il secondo film che abbiamo avuto la possibilità di vedere con Steven Seagal, che applica le tecniche di Aikido nel contesto di un film.
come ho già accennato in Above Law, nel video che abbiamo visto la settimana scorsa, cioè il video precedente a questo, ossia Nico, Steven Seagal porta un'area, una ventata di novità nel mondo della filmografia marziale, perché noi eravamo abituati a vedere film, dopo i grandi successi dei film di Bruce Lee. I film erano pressappoco quelli cinesi, perché quelli giapponesi non arrivavano mai di cappa e spada qui in Italia. Al massimo arrivavano i film di Kurosawa, delle opere d'arte, però non riuscivano a attrarre le persone che invece volevano vedere i combattimenti, ok? Non è che fossero all'epoca interessati alla spada più di tanto. Quindi tendenzialmente i film prima di Seagal, possiamo dire che Seagal crea effettivamente uno sliding door. Prima di Seagal, molti dei film che si vedevano erano film per la maggiore fantasiosi, Martial Law 1, 2, 3, 4, 5, non mi ricordo neanche più. Poi vabbè, ci sono stati anche casi di film fatti molto bene, come I Migliori, dove il Taekwondo veniva fatto vedere molto, molto in maniera molto bella, ok? Però la stragrande maggioranza dei film era film parecchio fantasiosi a livello di Chuck Norris e Walker Texas Ranger, stiamo a quei livelli là, dove i calci arrivavano, nessuno sanguinava, se c'erano delle visioni di sangue si vedeva che era trucco e nessuno si metteva a KO perché ha ricevuto un calcione in faccia, oppure si mettevano solo il protagonista colpiva e metteva a KO, mentre invece lui riceveva gli stessi medesimi calci e non veniva messo a KO, cioè delle cose un po' così così o aici aici, come diremmo qui in Sardegna. Steven Seagal invece mostra qualcosa di più per la strada, più realistica, per questo motivo che ha avuto così tanto successo. Però da praticante, cioè Aikido Kyokushin, e da Aikidoka, cioè professionista dell'Aikido, ossia maestro che insegna eccetera eccetera, di Aikido, personalmente parlando, in alcune cose bisogna analizzare la realtà e non. Ovvio, è un film, questa è la premessa che dobbiamo sempre fare. È un film, non è che devi per forza di cosa mostrare la realtà che è cruda e fa anche paura la realtà. Però, pur essendo un film, ci sono persone che, dato che ci sono persone che, soprattutto i fanatici di Steven Seagal, credono vivamente in che ogni cosa che mostra lì è realtà. Io ho visto gente che faceva le stesse medesime movenze di Steven Seagal dicendo che l'aveva imparato da lui, cioè capite il senso? No, no. Se volete imparare le tecniche di Steven Seagal andate da uno bravo come potrebbe essere Lenny Sly o Stefano Mazzilli, cioè vi ho detto tutto, non andate da chi dice di essere stato suo allievo, lasciamo perdere, ok? Lasciamo perdere. Detto questo, ora analizziamo il film. Su quell'argomento ne abbiamo già parlato in altri video su Steven Seagal, che vi consiglio comunque di andarvi a vedere, ok? Allora, il film, vabbè, la storia è banale, cioè qui non serve neanche fare lo spoiler, perché il finale, diciamoci la verità, è un film vecchio, penso, presumo che chi guarderà il video, questo video qua, aveva già visto i film di Steven Seagal, quindi tendenzialmente sarà soltanto un riassuntivo, o non è che vi sto spoilerando. Ovviamente chi non ha visto il film si fermi il video adesso e vada a vedersi il film, perché comunque sia, è carino sapere, avere la stessa medesima, tra virgolette, cultura. Non sempre, non è che, dato che il popolo sta guardando Grande Fratello, Isola dei Famosi, devo guardarmi quella trash, io non lo guarderò mai, o Uomini e Donne, non lo guarderò mai. Però bisogna ammettere che, per quanto concerne noi marzialisti, i film di Seagal comunque sia hanno creato una cultura e una subcultura dedicata proprio a questo tema, ok? Perciò vi consiglio comunque di fermare il video e guardarvelo. Se invece l'avete già visto, sarà un riassunto. Il riassunto è brevissimo. Lui viene a scoprire di certi discorsi che fanno tra la malavita e un politico, un senatore, viene a scoprire questa cosa, registra tutto quanto attraverso una videocamera. Pensate, l'ho visto tantissimi anni fa e mi ricordo ancora. E una volta preso le informazioni, viene aggredito durante la serata della premiazione degli Oscar e la sua famiglia viene completamente trucidata. Ok? Lui sta in coma,
si risveglia e decide di vendicarsi, perché non è morto. Infatti, hard to kill vuol dire difficile da uccidere, perché ovviamente cercano di ammazzarlo varie volte, ma non ci riescono. Arriva la resa dei conti, dopo varie vicende, arriva la resa dei conti, e queste vicende ora le parliamo sul lato tecnico. Arriva verso la fine e riesce a vendicarsi e a smacchiare il suo nome, perché ovviamente l'avevano accusato di essere spacciatore o qualcosa del genere. Riesce a smacchiare il suo nome e diventare, riabbracciare il figlio che comunque era riuscito a salvarsi e iniziare una nuova vita con Kelly LeBrock, che tra parentesi, mettiamo questa cosa, la famosissima Kelly Brock, che all'epoca di noi ragazzini degli anni 90 era la signora in rosso, quindi lui si sposò con Kelly LeBrock, proprio per questo arrivò anche in Italia da Mike Bongiorno con Kelly LeBrock. Era l'apice della sua fama, Kelly LeBrock innamoratissima. Poi sappiamo che Kelly Brock poi successivamente l'ha accusato di averla picchiata, bruttissime scene tipica di Steven Seagal, che ha questa due ambi polivalenza, capito? Ambivalenza, quello che vuoi, cioè persona che cerca di dare un messaggio come quello dell'Aikido, poi dall'altro lato fa il violento con le donne, cioè lasciamo perdere. Per questo che a me non piace Steven Seagal. Bisogna essere coerenti, dice una cosa, parli bene, razioni male, non va. Però quello l'abbiamo visto nel video sulla vita di Steven Seagal, che continuo a ripetervi, vi consiglio di andare a vedere. La prima scena di combattimento sta nel negozio, in un tipico negozio dove vendono liquori. In Giappone lo chiameremmo combini, ok? In Giappone lo chiameremo combini. Ossia un negozio aperto da sera dove vendono liquori, eccetera, eccetera. Vengono dei messicani, e poi stranamente del tuo gruppo c'è Matsuoka Sensei, che è il suo allievo. E questa volta Matsuoka Sensei non riceve l'Illimina, che lo riceve un altro allievo. Però la cosa particolare, e qui devo prendere un po' di. Ho preso degli appunti perché sennò non mi ricordo perfettamente tutto, perché è un film che ho visto tanti anni fa. La cosa particolare è che combattono, cioè sembra che per terra ci sia un tatami scuro, cioè. Non è un tappetino, non è linoleum, non è una cosa di plastica, è un tappetino, è un tatami palesemente. Vabbè, non volevo far male agli atleti, hanno cercato di nasconderlo alla bene e meglio. Personalmente, sì, è una nota che ho riscontrato io, però la maggior parte delle persone sicuramente non l'avrà notato. Quindi sappiate che comunque sia, durante l'Illimina, che serve la tecnica che si utilizza il braccio verso l'asse del collo per proiettare, c'è il tatami, ok? Che è di color grigio, di grigio scuro, che è topo grigio. Si vedono tecniche, sempre, cioè la cosa assurda è che si vede sempre uno alla volta. Questo, nella realtà non succede questo, ci sta sempre il caos più totale. E l'assurdo è che lui, quando insegnava il Taninzudori, cioè uno contro tanti, tendenzialmente lo insegnava con tutti quanti ad aggredirlo tutti assieme, mentre invece nei film uno alla volta, forse è una cosa stilistica, non lo so, però effettivamente si vede un attacco alla volta. È un attacco pressappoco, anche abbastanza assurdo, nessuno ti attacca come uno Yokome Nucci aperto così e ti attacca in questa maniera, non uno di strada, cioè un Aikidoka. Però effettivamente diciamo che comunque sia le tecniche mostrate lì sono gustose, perché lui, come ha fatto nel film Nico dentro la casa cioè nel negozio dell'indiano, utilizza l'attrezzatura attorno a sé, li sbatte addosso, li fa cadere. Matsuoka Sensei fa un Kotegaeshi e dico c'è la caduta, nella realtà nel Kotegaeshi non c'è la caduta bensì un blocco, però effettivamente era bello far vedere una cosa del genere. E alla fine riesce a sconfiggere l'ultimo mettendosi nell'Aikido si chiama Hanmyandachi, nell'Aitoryu si chiama Hanzandachi, ossia uno che sta in ginocchio e l'altro sta in piedi, e da lì riesce a fare una tecnica e prendergli la gamba. Sì, diciamo che è passabile, molto interessante, non è brutto il combattimento nel negozio. Altresì, il combattimento dopo la scena amorosa di lui con la moglie, da lì le accuse ne usciranno sul fatto che lui fosse un po' pervertito, capito? Che gli piacessero le donne, sempre nelle scene di touch con le donne, con le attrici, ci saranno questi tipi di accuse, ok? Comunque sia, in questa scena poi lo aggrediscono, quelli là della malavita lo aggrediscono, sono organizzati dal seminatore, lo aggrediscono e lui fa vedere, cioè, assurdo, c'hai la pistola, ti cade la pistola, cerca di vola la pistola, no, ti cade la pistola, c'è un attimo in cui c'è il corpo a corpo, ok, entra in Sankyo, che sarebbe, in questo caso sarebbe una versione di Sankyo Ura che lo prende in questa maniera, ok? Perché gli dai un calcio? Cioè, tu
perdi il controllo del sanchio, lo stai tenendo, perdi il controllo per tenerti tutto da un lato perché stai alzando il calcio da questo lato per colpirlo in faccia. Eh no, capisco che i film, magari il regista gli ha detto mettici un calcio in mezzo, però un sanchio, come tutte le leve, se fortunatamente, perché anche se hai le mani grosse, mani forti, quello che volete voi, riesce a entrare, la cosa che permette di mantenere una leva, un katame vaza, che poi può diventare un osai vaza, perciò katame controllo, osai blocco, è la tua capacità di stare in piedi, di assimilare, a dare alla terra l'energia. Cioè, nel senso, la tua stabilità, il tuo baricentro, scaricarlo per terra e ritrarre dalla tua stabilità, dalle tue radici, per poi andarlo a fissare sulla leva. Se alzi un calcio, se alzi una gamba per colpire in faccia uno facendo un tipo Mawashi Geri, per chi non conosce Mawashi Geri, sarebbe un calcio circolare. No, no e no. E l'altro che c'ha il fucile sta ancora fermo. Scusatemi. Cioè, quello che sta in fuoco col fucile gli spara addosso subito, capite? Ci stanno queste scene un pochino, capito? Capisco che sia una cosa per il film, per far capire, non è che poi tipo Jason Bond e tutto quanto si muove con la videocamera che fa destra e sinistra, però bisogna, cioè, è un po' banale questa cosa del calcio e non va bene. Comunque, sappiamo che entra in coma, perché l'infermiera riesce a salvarlo e lo porta di nascosto perché si è svegliato capendo che rischiava la sua vita dentro l'ospedale, in questa casa bellissima, super lussuosa, una mega villa stranamente giapponese, comunque sia bellissima. E Steven Seagal si taglia la barba e comincia, riflettendo con lo spirito di vendetta, comincia ad allenarsi. In questo allenamento lui ovviamente deve cominciare a vendere il prodotto, quindi si prende, vende che conosce la medicina cinese, mette un paletto di legno e comincia a colpire con i pugni a catena, però mentre nel Wing Chun o nel karate stanno in una forma, mi sembra che nel Wing Chun sia nell'Iras, nel karate hanno una posizione simile, comunque sia, dà questi pugni a catena con le gambe molto larghe, cioè. Può essere un esercizio, sì, però se sei largo ovviamente tu colpisci e il peso va indietro, cioè le gambe larghe. Non so tecnicamente quanto si possa essere giusti, capito? Normalmente quando anche nelle tecniche di Daito, che sono il gomito basso, abbiamo un peso in una certa determinata maniera verso avanti. Comunque sia, diciamo che lui fa vedere questa cosa perché voleva mostrarlo e riesce a togliere il paletto dando questi pugni. Cosa? Poi fa vedere una scena carina dove c'è il suo hobby. Carino, la sua cintura tradizionale nera, dove pratica col jaw sull'albero. E questo è da alcuni movimenti che fa col jaw piegato, si vede palesemente che sta copiando le movenze di Sensei, Ueshiba Sensei, che è il fondatore dell'Aikido, dove c'è un filmato dove c'è lui che tiene il jaw e c'ha la testa abbastanza piegata. Quindi c'è l'uso, c'è un richiamo, ok? Voleva richiamare che lui pure si muove come Sensei. Non la vedo male in questa cosa. Poi, per il purista dell'Aikido, ovviamente è un no proprio. Però, io non la vedo male in questo. Quello che vedo male è che copia il film. Sì, scusate, sono una persona superficiale e lo dico. Copia il film di Rocky 4. No, Rocky 4. Sì, copia il film di Rocky 4. Che cavolo, tra l'altro, ieri ho visto con Susan Sei Creed. Ve lo consiglio, carino. Ovviamente, non dà quella nostalgia, quella malinconia che Rocky, il personaggio può dare. Solo nelle presenze di Rocky si sentiva ancora quella nostalgia, mentre invece quando c'è il ragazzo Creed sembra più un filmetto, ok? Beh, comunque è da guardare, ok? Molto fantasioso anche quello. Però tendenzialmente, ritornando a Rocky, perché l'abbiamo proprio prendendo lo spunto, Rocky 4, lui corre in questa distesa, mi sembra della Siberia o degli Urali, arriva fino alla montagna e grida Drago. Lui invece si vede Seagal che sale sulla montagna e fa la stessa cosa. Ma perché copiare Rocky, copiare Sylvester Stallone? Perché? Comunque, a parte questo, fa vedere anche delle forme un po' enunciate di arti marziali cinesi, che non si capisce da dove prende questa forma stranissima, e con Kelly LeBrock che viene vestita quasi di rosso, ok? Quindi c'è questa scena amorosa. Va bene. Nella stessa casa, poi ci sarà il combattimento, uno dei più lunghi del film, a parte quello all'inizio del negozio.
dove io ho trovato abbastanza assurdo che ci fosse questo caricamento, cioè ci sta una balaustra, Seagal e Kelly LeBrock superano la sparatoria dei mitra, riescono ad arrivare dall'altra parte e ci stanno questi qua che, con il mitra che hanno finito le munizioni, poi sei scarso quanto vuoi, ma il minimo indispensabile quando ti danno un fucile è quello di nasconderti dietro un angolo e caricare da nascosto. No, stanno limpe e tranquilli, come se nulla fosse, oh, cambiamo i fucili adesso, il caricatore, e stanno lì, oh, mi si è inceppato, lo sto facendo. Ovvio che Seagal poi li spara da sopra e li uccide, cioè... Ma chi sta lì fermo a farsi cambiare a cambiare le munizioni in quella maniera? Cioè, una volta che è finito, ti sposti facendo, minacciando con la punta del fucile e da dietro un angolo cambi. Hai sparato, hai visto l'altro che fa la balaustra da un lato all'altro e rimani là sotto a cambiare. No, è stata veramente una scena sciocca, secondo me, sciocca. A cui si aggiunge un'altra scena assurda in cui lui, dopo aver sparato dalla balaustra, da sopra la balaustra, c'è uno che si avvicina con un coltello e glielo appoggia sul braccio. Ma se gli hanno sparato col fucile, se siete venuti per eliminarlo, se quello che volete voi, cosa fai ad appoggiare la pistola lì, cioè il coltello lì? Ovvio che sia, lo prende e lo scaraventa. Anche se questo pseudo icchio, perché fa un tipo una leva sul gomito, sulla spalla gomito per proiettarlo. Un icchio nage, ok? Da icchio nage. Anche se fa questo tipo, cioè, che sarebbe un ippondori, ippon nage o qualcosa del genere, nel territorio. Comunque sia, se tu fai una cosa del genere, il coltello? L'altro c'aveva in mano comunque il coltello nella mano sinistra, ti accoltella mentre gli stai facendo questo, ti accoltella così. E anche lì la tecnica era un po' esagerata. Questo cade, il coltello cade, cioè lui cade, fa una bellissima caduta, eh? Fa una bellissima caduta, eh? Sulla moquette, si rialza, appena rialzato, non va a riprendersi il coltello, ma lo attacca con un pugno fatto male. Si vede che non ha mai dato un pugno in vita sua e gli dà un calcio. E ovviamente Seagal utilizza una tecnica di Aikido per proiettarlo per terra. Giustamente, in questo caso non è da criticare Seagal, è da criticare l'attore che sta facendo l'aggressore. Ma se ti sei caduto, c'avevi il coltello, la prima cosa che fai, che cos'è? Avendo comunque la distanza, hai fatto una bella caduta. Uno, perché hai fatto cadere il coltello. Due, perché se hai fatto una bella caduta, il coltello non ti cade. Due, anche se ti fosse caduto, perché non lo vai a prendere? Non è andato a prenderlo. Si rialza e fa questa scena qua. Poi viene un altro, Seagal gli fa un altro icchio. In questo caso un Ippon Nage, li prende di volo il gomito, lo proietta fuori dal balaustra. E su questo nulla da eccepire. L'altro prende il coltello, diciamo che c'è un lag tra afferrare il coltello oppure non, comunque si prende il coltello e lì Seagal gli fa una leva rompendogli i bracci come un Jujin Nage, capito? Un Jujin, cioè, un Jujutsu Kaisen, un Jujutsu Kagami, toh. In quel caso è una sorta anche di Udegaramy. Comunque se in generale fa questa tecnica e lo sbatte addosso all'oggetto, che non è così sbagliato, anche se ribadisco, se ho il coltello e mi stai facendo questo, io sposto il corpo e cerco di fare qualcosa, non è che me lo faccio, mi faccio rompere il braccio. Rompere il braccio non è facilissimo, ma è un film, quindi accettiamo questa cosa. Poi c'è la scena, dopo questa cosa, oppure ah sì, l'apoteosi. C'è sempre nella scena della casa, c'è lui che dà un. C'è uno che viene con la pistola, quello là che poi verrà proiettato nella balaustra. E lui gli dà, cioè riesce a togliere la pistola di mano a questo con un calcio circolare. Questo no, assolutamente non può essere, ok? Perché nell'attimo che fai caso, pim, finito. Oppure appena fai, pim, finito. Cioè, che cos'è sta scena? È tristissima. Era molto meglio inventarsi qualcos'altro, fare... Però Seagal si vede già da questo film che voleva comunque sia indisposto a Van Damme, che anche lui sapesse dare i calci, mentre invece Van Damme non sapeva fare le leve. Cioè, probabilmente era lì la polemica. Vi consiglio di andare a vedere il filmato riguardante Van Damme e Seagal che hanno litigato. Cioè, era un po' un gesto puerile, perché sappiamo che Seagal è stato sempre un po' puerile. Poi c'è, dopo questa scena ci sono varie vicende, arriviamo all'inseguimento in strada, carino, Seagal entra con uno Yoko Man sul collo, come verrà a succedere anche trappole nelle montagne rocciose,
ripropone il Sankyo, finisce il Sankyo con un calcio. Sì, diciamo che questa scena è quella, secondo me, è più salvabile in confronto a quella della casa, dove dà un calcio con la pistola che va a rovinare tutto. Poi il fucilino, ne parliamo. L'ultima scena di combattimento, in realtà sarebbe la penultima, però l'ultimissima è una non scena, perché contro il nemico finale non si vede nulla di che. L'ultima scena entra dentro la casa del senatore e le sue guardie non hanno le pistole. Può capitare, però, che tutti non abbiano le pistole e stanno giocando a biliardino, non lo so. Neanche un coltello, negli Stati Uniti, non lo so. Comunque sia, in generale, bene questo. Lui utilizza il Bill già qui, come succederà, come programmato per uccidere. Utilizzerà il bastone del biliardo come se fosse un gioco, perché doveva anche vendere il prodotto gioco, ok? Giustamente, non che mi dispiaccia, però in generale fa vedere questo. C'è uno che spezza appositamente il bastone per fare le cose tipo Cali, perché all'epoca andava di moda. Vediamo nel film il Martial Law, vediamo nel film quell'altro, come si chiama? Arma perfetta, come si chiama quello là dove fa vedere le tecniche di Ed Parker. Comunque sia, si vede continuamente questi bastoni che girano alla modalità filippina, pseudo filippina tale. Seagal utilizza uno Yoko Man Pam, lo colpisce in testa e finisce. Cioè, diciamo che quello che viene mostrato non è malvagissimo, non è malvagissimo, un po' fantasioso sicuramente, perché anche lì ciascuno attacca uno alla volta, però abbiamo capito che fosse una cosa di scenografia. E il combattimento non è così veritiero, però tendenzialmente per un film, per una serata col popcorn, te lo guardi questa scena, ok? Ripeto. Non si può pretendere di avere le tecniche in combattimento, visto o non visto, movimenti dinamici che molti poi odiano, che possiamo vedere nella serie di Bourne, oppure nella serie di Matrix, non di Matrix, di John Wick. No, però tendenzialmente diciamo che se accettiamo John Wick che è tutto velocizzato, accettiamo anche questo, ok? Anzi, forse è un pochino più realistico questo, alcune scene di combattimento, Seagal sicuramente più realistico in confronto a John Wick, che sembra un immortale, ok? Questo è quanto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Continueremo a parlare dei film di Seagal fino a probabilmente Trappole nel. Ah, no, a Glimmer Man. Proverò a proseguire a fare questa serie. E mettete i like sotto al video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché è molto importante per me. E non so come ringraziare la comunità. Comunque, ci stiamo avvicinando a Natale, che è una delle festività che io adoro di più. E sono contento di poter darvi il buon Natale col video del venerdì. Col video del venerdì, ok? Col video del venerdì. Grazie ancora comunque sia di essere sempre qua, ok? Domani che sono spesta.